Sto passando il ponte di Humber, è lungo circa un miglio, veramente impressionante come opera dell'ingegneria. Se pensiamo al ponte sul Stretto di Messina, che non faranno mai, qua gli inglesi quando decidono fanno. È incredibile la lunghezza e da lontano si vedono questi due piloni veramente impressionanti. Mi dicono che quando c'è vento stanno un po' attenti, lo tengono chiuso, anche perché potrebbe essere stato studiato con dei sani principi di meccanica e di statica, mi auguro, oltre che di dinamica. È impressionante l'altezza. Ecco, adesso siamo sulla campata centrale, le auto ovviamente pagano, e tutti quelli invece che sono a piedi non pagano. Veramente incredibile. Guardate la distanza fra la costa. Se non ci fosse questo ponte, dovrebbe fare un giro di circa 40 km, come mi è capitata l'altra volta. Guardate il moto ondoso che c'è sotto, incredibile. Chiaramente è un punto anche di turistico e di passaggio. Veramente grande questa opera, non certamente questa che abbiamo appena passato. Abbiamo visto di meglio in giro per l'Inghilterra, la Scozia e il Galles. Veramente impressionante. Ok, guardate che roba. Tra poco saremo circa a metà del ponte, vediamo se queste si spostano. Siamo a fischio. Thanks a lot. Mannaggia, guardando giù ti vengono le vertigini da quanta altezza c'è. Incredibile. Guardate che razza di cavo d'acciaio portante fra le due torri. Io di ponti così non ne avevo veramente mai visti. L'avevo visto sulla carta, mi sembrava un'autostrada all'inizio e quindi con divieto di transito, invece gli inglesi mi hanno stupito ancora una volta, nel senso che hanno previsto anche una pista pedonale che in realtà è molto utile perché congiunge le due città. Penso anche alla manutenzione, che questo ponte avrà bisogno veramente di un'opera grande, alla pari del tunnel della Manica. Veramente grande. Vediamo di là come si vede. Mannaggia, c'è un moto ondoso e una corrente micidiale giù, forse sarà la marea. Guardate che mi fermo così, guardiamo anche giù. Incredibile, Dio, guardate che roba, guardate che roba. Dai che lo finiamo, almeno arriviamo fino in fondo e ci vediamo tutto il ponte. Certo che il ponte di Messina dovrebbe essere il doppio più o meno di questo, insomma, però già quest'opera secondo me è di tutto rispetto. Ci saranno magari degli altri ponti con campata multipla, ma questo con due campate non è mica da scherzo. Guardatela in alto, c'è una specie di trenino con la manutenzione dei funghi. E tutto questo è tenuto su da acciaio, cemento, è grande veramente la capacità di progettazione dell'uomo. Quando si vedono queste opere si rimane stupiti di quello che
noi piccole formiche riusciamo a fare sulla terra. E nonostante questo, come tutte le formiche, ci incazziamo tra di noi. Incredibile. Va bene, oggi dovrò arrivare fino a Boston. Mi mancano da qua circa tra 130-140 km. Ho deciso di fare una tirata oggi per poterne fare meno domani. Dovrei arrivare a Cambridge domani pomeriggio. Sono 130 km, quindi o ne faccio 200 oggi, 130 domani, oppure 150-160 oggi, 150-160 domani. Se il tempo tiene, speriamo, il vento è anche a favore, riuscirò senz'altro a fare i 200 km oggi, come ho fatto l'altra giovedì, la settimana giovedì scorso. Il ponte sta per finire e quindi mi è andata bene, perché non sapevo di questa possibilità. Ieri sera a pranzo, parlando con degli inglesi, ne avevo accennato, mi avevano detto che c'era questa possibilità. Oh, siamo in discesa e fra poco arriviamo alla fine del ponte. Magari ogni tanto qualcuno, secondo me, da qua si butta, non ho dubbi, anche perché è una morte spettacolare, insomma. Se spettacolare può essere la morte. Ecco qua, è finito. Adesso spengo e ci risentiamo. Ciao!